Salve ragazzi e benvenuti in questa nuova video lezione di fisica. Continuiamo il discorso da dove l'abbiamo lasciato con la scorsa video lezione, in cui abbiamo introdotto il concetto di campo elettrico e l'abbiamo fatto pensando al campo elettrico creato da una o più cariche puntiformi e abbiamo detto che in un punto dello spazio circostante le cariche c'è un campo elettrico. E ce ne accorgiamo perché noi in quel punto immaginiamo di mettere una carica di prova, una carica spia. La carica spia sentirà una forza, quella forza è indice della presenza del campo elettrico e la misura corretta del campo elettrico è il valore di questa forza diviso per la carica spia stessa, in modo da rendere questa misura indipendente dalla carica spia stessa. E abbiamo fatto la volta scorsa un incontro in diretta su Meet in cui abbiamo analizzato questi concetti, abbiamo discusso, abbiamo chiarito i vostri dubbi. Oggi vedremo il campo elettrico creato non da una o due o n cariche puntiformi, ma da una distribuzione di carica su una lastra piana. Che cos'è la lastra piana? Immaginate un piano, ok? Tutto pieno di carica. La carica viene spalmata su questo piano, quindi in ogni elementino, in ogni porzione di superficie di questo piano c'è la carica. Okay? Il piano in matematica è un oggetto di dimensioni infinite. La lastra in fisica, chiaramente, essendo un oggetto reale, non potrà avere dimensioni infinite, però come vedremo fra un attimo. Ci converrà immaginarcela lo stesso di dimensioni infinite perché questo semplificherà notevolmente i nostri ragionamenti. Qui vedete rappresentata una lastra in assonometria, quindi la lastra è un rettangolo che qui sto vedendo in una posizione leggermente angolata e ho rappresentato questi più sparsi un po' come capita prima per indicare che sulla lastra è presente una carica. Però come vedremo meglio fra poco, la carica ce la immagineremo equamente distribuita sulla lastra, quindi non in certi punti ben precisi e magari in altri c'è meno carico, non ce n'è affatto, ma distribuita allo stesso modo su tutta la superficie. Si dice distribuita uniformemente. Ok? Allora, vediamo un primo concetto importante. Allora, qua c'è di nuovo rappresentata la nostra carica. Su questa, la nostra lastra sulla quale è distribuita la carica, quindi la carica è distribuita sulla superficie della lastra. La lastra nel seguito la indicherò in questa maniera, cioè significa non la vedrò più in assonometria, ma la guarderò di profilo, ok? Quindi vedrò lo spessore della lastra, quindi vedrò una linea, ok? Che può essere più o meno estesa, ok? In questo caso la lastra ha una certa altezza da questo punto a questo. Ma come vi anticipavo, a un certo punto ce la immagineremo di lunghezza infinita. Ok? Come faccio innanzitutto a quantificare la carica presente su una lastra? Beh, potrei pensare alla carica totale. La carica totale presente sulla lastra la indico con la lettera Q, come sempre. Ma se la carica, è equamente distribuita sulla lastra, può essere più conveniente definire una nuova grandezza. Prendiamo la carica Q presente su tutta la lastra, la dividiamo per l'area S della lastra, quindi la lastra abbiamo detto è un piano o una porzione di piano, è un rettangolo che ha una certa superficie, in quella figura la state guardando di profilo, ok? Ma prendiamo la superficie del palmo della mia mano, quindi la superficie del rettangolo della lastra. Che contiene la carica totale la dividiamo per la superficie. Troviamo quindi una quantità di carica presente per ogni metro quadro di superficie. Questa nuova grandezza che sto definendo la indichiamo con la lettera greca sigma e si chiama densità di carica, più esattamente densità superficiale di carica, perché è la densità con cui la carica viene distribuita su una superficie. Noi già conosciamo alcune grandezze fisiche che hanno il nome di densità. Per esempio, la densità vera e propria, cioè la densità di massa, è la massa diviso il volume. Quindi ci dice come la massa viene suddivisa in ogni elementino di volume. Quella è una densità di volume, perché la divisione viene fatta per il volume e si misura in chilogrammi, perché è una massa, diviso metri cubi, cioè per unità di volume. Qui abbiamo una densità di tipo superficiale, cioè è la grandezza che ci interessa, la carica,
divisa per la superficie, quindi ci dice in sostanza quanta carica c'è in ogni pezzettino della superficie. Siccome l'unità di misura della superficie è il metro quadro, questo pezzettino in realtà è un metro quadro di lastra. Allora, immaginate una lastra gigantesca, di centinaia di metri di lato, dividetela in tanti elementi di dimensioni un metro quadro, un metro per un metro, quella è la carica. Sigma è la carica che capita in ogni metro quadro. Siccome la carica è distribuita in maniera uniforme, ogni metro quadro di lastra ha la stessa carica, quindi sigma è la stessa in ogni punto della carica. Un altro motivo per cui è utile, anzi diventa indispensabile fare riferimento a sigma, è il caso in cui la lastra è infinita. Se in ogni elementino della lastra c'è una carica e la carica è la lastra di dimensione infinita, la carica Q totale è infinito, quindi non posso parlare di carica Q totale. Allora devo per forza parlare di sigma, cioè prendiamo la lastra infinita, esaminiamo solo la carica che ci sta in un metro quadro. Quella è sigma, che si ripete infinite volte nella lastra infinita. Allora, qualunque sia la nostra lastra, finita o infinita che sia, la quantità di carica presente la identificheremo con il parametro sigma, densità di carica, la cui unità di misura, potete ricavarla ovviamente anche voi stessi, sarà l'unità di misura della carica diviso l'unità di misura della superficie. Qual è quindi questa unità di misura? Non ve lo dico, poi ve lo chiederò magari nell'istantaneo, nel quiz istantaneo che seguirà questo video. Ok? Andiamo avanti. Allora, prendiamo la nostra lastra, rappresentata come dicevamo prima di profilo, e mettiamoci nel punto proprio al centro della lastra. Ok? Quindi questo punto che sto indicando adesso col puntatore si trova alla stessa distanza dall'estremo superiore e dall'estremo inferiore. Ovviamente nella zona intorno alla lastra immagino ci sarà un campo elettrico per effetto di tutte le cariche presenti nella lastra. Lo scopo di questa lezione è spiegarvi come è fatto questo campo elettrico, che non è il campo elettrico di una carica puntiforme, ma di tutte queste infinite cariche distribuite sulla lastra. Allora, dicevamo, mettiamoci nel punto centrale. Da qui partirà una linea di campo. Io so già che questa linea di campo sarà retta e perpendicolare alla lastra, cioè so già che non curverà né verso l'alto né verso il basso. Come faccio a saperlo? Beh, perché c'è una simmetria. C'è una simmetria, cioè significa che siccome sono nel punto centrale della lastra, questa retta è un asse di simmetria. Se la linea di campo curvasse verso l'alto, vorrebbe dire che c'è una qualche differenza di comportamento, cioè c'è un motivo per cui questa linea di campo preferisce andare verso l'alto piuttosto che verso il basso. Ma se le cariche che l'hanno creata sono le stesse sopra e sotto, tutto è simmetrico, perché mai questa linea di campo dovrebbe curvare e preferire andare verso l'alto o verso il basso? Non c'è alcun motivo. Quindi, sicuramente nel campo elettrico intorno alla lastra, quello che sto cercando di determinare, una linea di campo la conosco, quella centrale è retta. Ok? Andiamo avanti. Come sono le linee di campo subito sopra e subito sotto? Saranno anch'esse rette o cominceranno a curvare? Beh, nella realtà curveranno, ok? Ma in realtà, se la lastra è abbastanza grande, se io rispetto al centro mi sposto un pochino sopra o un pochino sotto, e la lastra è molto grande, quasi diciamo infinita, ok? Beh, allora non sono esattamente al centro della lastra, ma ho tantissima lastra sopra e tantissima lastra sotto. Questo tantissima, diciamo che è come se fosse la stessa quantità sopra e la stessa quantità sotto. Se è una lastra infinita, ogni punto si può considerare il suo centro. Il centro è un punto che ha stessa quantità di lastra sopra e stessa quantità di lastra sotto, ma se la lastra è infinita, ho infinita lastra sopra e infinita lastra sotto. Quindi, se la lastra è molto grande, rispetto a cosa? Rispetto alla quantità di cui mi sto spostando, beh, ho tante linee di campo che posso considerare ancora orizzontali. Semplicemente giustificando il fatto dicendo che mi trovo comunque molto lontano dal bordo e quindi ancora c'è una certa simmetria in qualche modo. Ok? Se la lastra è molto grande, ho scritto ogni punto può essere considerato centrale. In buona approssimazione, ma questa approssimazione diventa tanto più vera quanto più è vero che la lastra è grande.
Se pensiamo a una lastra infinita, quindi la lastra è un piano nel senso proprio della matematica, veramente infinito, e allora è esatto questo discorso, ok? Beh, se la lastra invece a un certo punto termina, il mio discorso prima o poi comincia a cadere in difetto, quindi io posso dire, riassumendo, che avrò una serie di linee orizzontali. Esattamente orizzontali? Beh, quella centrale è esattamente orizzontale. Quelle vicino, piano piano, tenderebbero a curvare, ma è una cosa che posso anche trascurare. Quando però sono vicino al bordo, beh, a questo punto le linee curvano in maniera decisa e non lo posso più trascurare. Quindi c'è una zona di bordo in cui il campo elettrico è un po' diverso da quello che vi sto descrivendo, ma pazienza. Esaminiamo bene com'è il campo elettrico in prossimità del centro della lastra, ma quello che dirò va benissimo. È sempre vero se la lastra non è finita, ma è di dimensioni infinite. Cosa significa che ho linee di campo orizzontali? Beh, il fatto che le linee di campo sono orizzontali, quindi considero una lastra infinitamente estesa, ok? Oppure se non è così, mi sto vicino al centro della lastra, ok? Beh, le linee di campo orizzontali, tutte orizzontali, parallele tra loro, equispaziate, cioè alla stessa distanza l'una dall'altra, indicano un campo elettrico uniforme, cioè uguale in ogni punto. Abbiamo visto durante il MIT della volta scorsa che le linee di campo, quando si infittiscono, ci indicano che lì il campo elettrico è più grande e quando si diradano, ci indicano che in quel punto il campo elettrico è minore. Beh, se sono tutte parallele, vuol dire che qualunque punto scelgo, il campo elettrico è uguale ad ogni altro punto. Quindi è un campo elettrico uguale in ogni punto. Una lastra uniformemente carica, quindi con sigma uguale in ogni punto, di dimensioni infinite, infinitamente estesa, produce un campo elettrico uniforme. Questo è il primo risultato, la prima osservazione importante di questa lezione. La parola chiave di questa lezione è pennarello. Allora, abbiamo questa lastra, se è di dimensione infinita, crea esattamente un campo elettrico uniforme. Se di dimensioni finite, crea un campo elettrico che in una zona centrale della lastra si può ancora considerare uniforme, con linee di campo tutte parallele, perpendicolari alla lastra. Nei bordi le cose si fanno un po' più complicate e non le studieremo. Ok? Bene, perché queste linee di campo le ho indicate uscenti dalla lastra? Beh, questo è legato al segno della carica che ho immaginato presente sulla lastra. Immaginate una carica spia, sempre positiva, la carica spia deve essere obbligatoriamente positiva. Messa qui, in che direzione viene spinta quando interagisce con le cariche sulla lastra? Beh, le cariche sulla lastra sono positive, la carica spia è sempre positiva, quindi andrà, se da questa parte andrà verso destra, mentre se da questa parte andrà verso sinistra. Quindi le linee di campo indicano il verso della forza con la quale viene spinta l'ipotetica carica spia. Okay? Se avessi scelto di mettere sulla lastra cariche negative, la carica spia sarebbe stata sempre positiva, okay? Le linee di campo sarebbero state contrarie a queste, quindi verso la lastra. Ok, a questo punto non ci resta che capire una cosa. Abbiamo capito la direzione e il verso del campo elettrico, cioè in ogni punto il vettore campo elettrico è un vettore che è diretto come quelle frecce. Quindi, per esempio, in questo punto sto disegnando il vettore campo elettrico. Come faccio a sapere che ha questo orientamento? Beh, segue le linee di campo. In un altro punto, per esempio qui, il campo elettrico è sempre così. Quindi, con queste frecce che sto disegnando, sto scegliendo punti a piacere e sto disegnando il vettore campo elettrico. E per disegnarlo guardo le linee di campo che mi mappano il campo elettrico in ogni punto. Interrompo qui questo video perché sto raggiungendo i 15 minuti, quindi voi vi fate una piccola pausa e vi metto subito un altro video in cui analizziamo ciò che manca, cioè l'intensità, il modulo di questo campo elettrico. A fra poco!